Ragazzi, di nuovo insieme. Allora, oggi volevo parlarvi di come affronto io lo studio, in questo caso di un brano, quando non ho molto tempo. Quindi, come riunire vari argomenti, varie tecniche, varie cose, in modo più costruttivo per ottimizzare i tempi più possibile. Allora, ho preso ad esempio un brano in cui tutti dobbiamo prima o poi passare, che è Blue Bossa, quindi come dice il nome, il titolo, sì, è una bossa, però è solo un esempio. Volevo parlarvi di due concetti. Allora, il primo è che appunto dallo studio di un brano semplice, sia armonicamente che tutto il resto, la melodia, eccetera, quindi soprattutto a chi si avvicina al mondo dell'improvvisazione, eccetera, eccetera, è uno di quei brani perfetti. Allora, come avete visto all'inizio del video, mi sono creato io, a parte un loop di batteria stile boss, appunto, ma può essere qualsiasi, diciamo, swing, pop, funk, eccetera. Io faccio questo esempio oggi. E innanzitutto, conoscendo il giro armonico, sono andato a suonare gli accordi. Quindi questo è già un tipo di studio che per costruirmi questa base, quindi questo loop, per poi suonarci sopra altre cose, devo sforzarmi di trovare i voicing rivolti giusti, che possono star bene sia a livello armonico ma anche ritmico, quindi unisco anche la parte ritmica in questo pezzo. Quindi faccio un esempio, due battute all'inizio di Do minore settima. Posso suonarle così, con questo voicing. Posso anche suonarle così, ad esempio. Così. Sempre Do minore settima sto facendo, eh. Oppure, vediamo. Fa minore settima, due battute. Posso suonarlo così. Pure così, pure così, così. Sono tutti voicing o rivolti, di cui ho già parlato molte volte. Quindi questo è il primo tipo di studio, quindi conoscenza di accordi, quindi progressione armonica, accordi, note che compongono ogni accordo, e andarmi a cercare, visualizzare sulla tastiera tutti i possibili voicing e poi scegliere quelli che al proprio gusto stanno meglio in un determinato brano. La seconda cosa che ho fatto è l'accompagnamento proprio del basso, quindi mi sono mantenuto nel range appunto basso per poi poter suonare un assolo, un'improvvisazione senza andare, quantomeno è possibile, senza andare sulle stesse frequenze. Quindi ho cercato un accompagnamento, in questo caso ripeto in stile bossa. Quindi qui si parla di tecnica, di timing e appunto di come accompagnare un brano in un genere che magari suonate già oppure magari non suonate, ma è sempre cosa buona e giusta ampliare il proprio bagaglio di
appunto tecnico e anche di conoscenze di generi che non abbiamo mai studiato. Quindi sono andato a fare un accompagnamento più possibile semplice, perché appunto poi so che dopo dovrò andare a improvvisare, quindi se faccio tante note nell'accompagnamento probabilmente poi cozzo. Quindi ho due battute di do minore settima. Un accompagnamento tipico della bossa è usare molto tonica quinta, quindi stando attento agli accenti della batteria e all'andamento appunto al groove. Altra cosa che vi consiglio, ora non l'ho fatto perché altrimenti veniva un video lunghissimo, è aggiungerci anche la melodia. Quindi, ad esempio, in questo caso, ora se mi viene in mente, capite, non sono questo brano, qualcosa del genere. Quindi siamo in Do minore settima. Qui siamo Fa minore. O vado il Re semidiminuito. Sol settima, Do minore. Parte il Mi bemolle minore settima. Qui Re bemolle maggior 7, poi torno il Re semi diminuito. Quindi cosa c'è? Tanto la melodia ci aiuta poi ad improvvisare, ora poi ci arrivo. Questo brano è ottimo perché ci sono, chi ha studiato sa, capisce subito. 2, 2, 5, 1, due progressioni armoniche, 2, 5, 1. A parte le prime quattro battute, che sono composte da Do minore settima, due battute, e un Fa minore settima di altre due battute, poi inizia subito un 2, 5, 1 minore di Do, che ha studiato, quindi sa che è composto da Re semidiminuito, quindi Re, Fa, La bemolle, Do. Sol settima, in questo caso ci ho messo una nona bemolle e Do minore, Do minore settima. Poi la cosa bella di questo brano è che appunto ci consente di studiare sul 2-5-1 minore, ma il passaggio successivo va sul 2-5-1 maggiore, il Re bemolle. Quindi avrò un Mi bemolle minore settima. Mi bemolle, Sol bemolle, Si bemolle e Re bemolle. Un La bemolle settima, quindi secondo, quinto. La bemolle, Do, Mi bemolle, Sol bemolle, che risolve appunto il Re bemolle major 7. Re bemolle, Fa, La bemolle, vero, sì. Poi ritorna un'altra volta sul 2-5-1 minore di Do, quindi di nuovo Re semidiminuito, Sol settima, bemolle nona, Do minore, e poi di nuovo turnaround, insomma un altro 2-5-1 nella stessa battuta per ritornare all'inizio, alla battuta iniziale. Quindi terza cosa da fare, studiare la melodia. Vi sarà veramente fondamentale per entrare nel mood del brano e per poi improvvisare. Allora, dove volevo arrivare? L'improvvisazione. Come avete visto, ho cercato di innanzitutto di rimanere in tema senza strafare. Allora, quello che vedo io in allievi, eccetera, eccetera, è quando ci si trova di fronte a una successione armonica, molti allievi che ho io, allora se improvvisano su un accordo solo, massimo due, vanno alla stragrande. Quando ci si trova di fronte a una progressione armonica, quindi a più accordi, si sente molto quel faccio esempio, adesso sono Re semidiminuito, poi Sol settima, cioè
Cioè, quella mancanza di scorrevolezza, spero sia a termine giusto, che invece dobbiamo trovare. E un ottimo trucco è quello di passare da un accordo all'altro con delle note in comune. Ad esempio, se io devo passare da Re semi diminuito, che a Re, Fa, La bemolle, Do, devo andare in Sol settima, ad esempio Fa ce l'ho in comune, quindi una frase potrebbe essere: trovare quei collegamenti tra i vari accordi. Lo so che non è semplice, con la pratica però tutto poi viene automatico senza dover stare a pensare troppo. Altra cosa che noto, voler mettere sempre tante note. Tanti ragazzi che conoscono molto bravi nell'improvvisazione, anche quando il brano magari scorre tranquillo. Ora, se era un brano bebop, sarei stato io il primo a avere un tipo di fraseggio molto molto diciamo ricco di note, ma ci sono dei brani in cui funziona meglio un'improvvisazione se diamo respiro al nostro assolo, alle nostre frasi, al nostro fraseggio. Facciamo degli esempi, mettiamo la base che ho fatto io, Do minore. Dato respiro in tutto il giro armonico, mai alla mia improvvisazione. E proviamo a fare le frasi, ma anche a mettere pause. Sentiamo la differenza. Pausa. Variazioni ritmiche. Anche divertirsi. Thank you.
L'improvvisazione cambia tutto, come quando parliamo. Io ho fatto spesso questo confronto, come quando instauriamo un discorso e parliamo in continuazione noi, non facciamo mai pause, eccetera, eccetera. Quell'altro, chi ci ascolta, o ci dice datti una calmata, oppure si stufa e se ne va. Uguale è il fraseggio, ci devono essere dei respiri tra una frase e l'altra. Poi ci possono essere dei momenti in cui si mettono più note. Ora io un altro trucchetto che volevo dirvi è trovare tipo una sorta di diciamo di cellula ritmica, chiamiamola così, che ad esempio ora non mi ricordo che so fatto, comunque era qualcosa del genere, tipo trucchetto per magari una parte di improvvisazione, prendo un tipo di ritmica e seguo gli accordi con piccole variazioni, però restando in quel mood lì. Questo è un altro consiglio che vi do. Magari sta bene nella bossa, non swing. Ultima cosa, il giro armonico di questo brano, ovviamente potete anche fare, niente vieta, su uno stile swing, ad esempio, quindi unire il tutto anche a, sempre per esempio, al walking, quindi due battute do minore, fa minore, re, eccetera, eccetera. Quindi spero di avervi dato degli ottimi consigli. Non vi scordate mai di studiare le melodie, i temi dei brani. E per qualsiasi dubbio, questione che volete chiarire e soprattutto altri argomenti da affrontare insieme, scrivetemi qui sotto e ci vediamo al prossimo video.